Se questo video arriva a 2000 like, no, 2000 è troppo, non ci arriviamo, me le faccio esplodere addosso. Quindi arriviamo a 2000 like e facciamo questo video incredibile. Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo incredibile video. Di cosa parliamo oggi? Granate. Granate detonanti, granate esplosive, granate che vi permetteranno di far saltare in aria i vostri nemici. In particolare metteremo a confronto la TAG 67 e la EG 67, due granate 67, una della Tajin, l'altra della Enola Gay. Detto ciò, sigla che poi partiamo. Ci mettiamo a produrre degli ordini di distruzione di massa però per il soft air, tipo una MOAB del soft air o una C-130 da soft air che sgancia delle bidonate di pallini sui campi, giusto per inquinare poco. Prima di entrare nel merito e nella particolarità di ognuna di queste due granate, definiamo la differenza sostanziale tra le due. Come potete ben vedere, questa della Enola Gay è un pochino più economica perché i materiali sono un pochino più economici, mentre questa qui della Tajin è fatta relativamente meglio. Potrebbe essere un vantaggio, potrebbe non esserlo. Partiamo con il confronto. Entrambe le granate sono usa e getta, quindi stiamo parlando appunto di un ordigno che una volta che viene innescato e lanciato esplode e non andate sicuramente a recuperare nessuna parte, a differenza delle Okatsu o di altre granate come l'Avatar e bla 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 bla. Sono quindi granate che usate una singola volta e le lanciate, queste saltano in aria grazie a un piccolo esplosivo posto all'interno. Partiamo parlando della Tajin 67, della TAG 67, che è quella un pochino più completa e più simile alla versione reale. Analizziamo brevemente come funziona una granata e come funziona soprattutto questa. La granata è composta da tre elementi principali. Non venitemi a scrivere, in realtà sono 67, studia, perché voglio semplificare la cosa in modo tale che voi capiate come va a esplodere, non tanto come è costruita da un punto di vista tecnico. Troviamo il corpo della granata, al cui interno ci sono nel nostro caso i pallini, la plastica esterna che va a ricoprire la granata e la carica esplosiva che poi va a far detonare appunto la granata. Gli altri due componenti essenziali perché questo oggettino vada a fare quello che deve fare sono l'anello della sicura e la leva della sicura. Come avrete immaginato, i sistemi di sicura sulla granata sono quindi due, sia l'anello che la leva per l'appunto. Se noi teniamo ferma la leva in questa maniera e andiamo a tirare l'anello, la granata non andrà a far partire il solito countdown di 5 secondi per andare ad esplodere, perché fin quando noi terremo giù la leva della sicura, questa non andrà a detonare. Una volta quindi che andiamo a togliere l'anello e tenendo ferma la spoletta poi andiamo a tirare la granata, abbiamo 3 secondi e mezzo da aspettare prima che questa vada ad esplodere. Quindi vi sconsiglio di tenerla in mano una volta che la leva della sicura è andata per cucinarla, come si suol dire, perché potrebbe esplodervi in mano. In poche parole, questa granata è veramente ben realizzata ed è molto simile all'originale. Ha una serie di sistemi, come abbiamo visto, che vanno a prevenire che questa vi possa esplodere addosso o che mentre siete distratti o perché state contando male vi salti in aria in mano. Avete visto che l'abbiamo utilizzata nel video del salotto, dove distruggiamo il salotto col carro armato di Apocas, ve lo linko qua sopra e avrete appena visto la clip in cui salta in aria. È bella potente, bella incazzata, infatti potete vedere come la mettiamo dentro quella caraffa e salta in aria, sembra quasi che ci sia un esplosivo dentro più che dei pallini. Non è ovviamente rischiosa, potete tirarla anche sotto i piedi di qualcuno e a parte fargli prendere un bello spavento non succede ovviamente nulla. Un vantaggio sostanziale di questa, che verrà fuori quando la metteremo direttamente in comparazione le une con le altre, è che è abbastanza pesante, quindi tirarla è molto più semplice, perché più la granata è leggera più è difficile darle una rotazione, comunque tirarle nella direzione dove volete. Più è pesante ovviamente più è facile che vada dove volete voi. Concludo dicendo che il design mi piace molto, è abbastanza realistica per quanto sia ovviamente fatta in plastica e cartone, carta, cartaccia sostanzialmente, però è veramente carina e l'ho apprezzata parecchio, soprattutto l'anello della sicura, e sicuramente fa setup molto più della Enola Gay. I'm gay! Troviamo ovviamente in questo caso una granata molto più semplice, molto più tirata via se volete, conseguenza sicuramente di un costo del 30% più basso rispetto alla Tajin, quindi sicuramente ha i suoi pro. Come potete notare, su questo modello ci sono delle cose che mancano, prima tra tutte la leva della sicura. Infatti se andassimo a tirare questo stupendo, che poi stupendo sì, insomma, questo anellino, che non è altro che uno di quei lavori che usate per tenere ferme le chiavi, andiamo a poi dopo sfilare anche questo pezzettino
di metallo che va a attivare l'innesco. Una volta però che l'innesco è attivato, abbiamo 5 secondi, che poi sono 3 perché non vi consiglierei di tenerla in mano fino al quarto secondo, per tirare la granata e poi questa andrà appunto ad esplodere. Sostanzialmente però una volta che tiriamo il filo, questa esplode. Non abbiamo altri sistemi di sicurezza che ci possono permettere di tenere in mano la granata fin quando non è il momento giusto per tirarla. Come detto, il guscio è veramente la cosa più basica del mondo, sono letteralmente due stampi uniti insieme con all'interno il fuso, quindi l'innesco, e poi dopo tutti i pallini intorno. E una cosa che è un pochino forse problematica da un lato negativo è questa. Le maracas, da dove nascono le maracas? Sono spagnole. Comunque è sostanzialmente una maracas quando la scuotete. Questo è, per quelli più esperti di voi, un pochino un problema, perché sappiamo tutti che mentre si gioca è bene non andare in giro facendo tanto rumore, soprattutto se volete fare un flank, un attacco laterale, prendere al fianco i vostri nemici, avere questo suono quando correte può essere spiacevole, motivo per il quale non uso i maggiorati. Rispetto ovviamente a un maggiorato mezzo vuoto, questo è un ninja, nel senso che la sentite veramente poco, soprattutto se è all'interno di una tasca. Come raggio d'esplosione è molto simile all'altra, indicativamente si parla tra i 3 e i 5 metri come raggio dell'esplosione, poi dei pezzi possono andare più lontano, beccare il tipo sull'orecchio e magari fate una kill incredibile. Un altro lato positivo è che è green friend. Un altro lato positivo è che questa granata è green friendly, sostanzialmente fatta di carta e i pallini all'interno sono biodegradabili, quindi potete usarle in boschivo senza temere. Detto ciò, andiamo a metterle veramente una di fianco all'altra e vi dico qual è quella che sceglierei io. Per una volta la risposta non è comprate questa qui perché funziona meglio, perché tanto vale spendere un pochino più soldi, ma è una cosa un po' più complicata. Allarghiamoci un pochino. C'è un discorso da fare. Essendo queste granate usegetta, ovvero granate che una volta che avete tirato l'anello della sicura le lanciate e lanciate via letteralmente dei soldi, utilizzarle vi costa. Soprattutto vi dà fastidio, perlomeno a me dà fastidio, tirare determinate granate quando so che ho delle persone che magari non capiscono che l'ho tirata, che magari non sanno come funziona e tutto il resto. Quindi andare a tirare 3-4 di queste uccidendo due persone perché gli altri non sanno come funzionano, perché tanto la granata comunque non vedi chi dove sei quando c'è l'esplosione, mi sta sulle palle. Quindi se è qualcuno un pochino più difficile da stanare, preferirei utilizzare queste. Ma quello che penso è che, visto che non dovete per forza comprarne una e rimanerci tutta la vita, tanto vale prendere magari 3-4 granate di queste e due di queste, in modo tale che se sapete che dovete tirarne un po' e avete bisogno magari di tenere un corridoio pulito e quindi tirare le granate ogni 2-3 minuti per evitare che vi vengano addosso, potete utilizzare queste. E quando invece avete bisogno di una bella esplosione per far cagare in mano quello che è da un po' che è chiuso in uno stanzino e non ha ancora capito come funzionano, gli tirate un bel cippardone come questa qui. Cioè, sostanzialmente non è che ce n'è una migliore, chiaro è che hanno delle features diverse, se avete bisogno di tirarne tante e quindi la qualità della granata vi importa relativamente poco, potete prendere un pochino più di queste e tenervi un paio di queste per l'esplosione finale. Adesso voglio la vostra massima attenzione, se questo video arriva a 2000 like, no 2000 è troppo, non ci arriviamo, 2000 like. Ci vogliamo credere? Se questo video arriva a 2000 like, facciamo un video non solo dove vi facciamo vedere come esplodono con un calcolo di quanta distanza c'è, quanto tempo ci mettono, quanti decibel sono ognuna delle granate, ma dove me le faccio saltare in aria addosso, con un sacco di ash. Me le faccio esplodere addosso, più volte. Quindi arriviamo a 2000 like e facciamo questo video incredibile. Fateci vedere il vostro supporto, abbiamo bisogno di voi. Bene, adesso ho veramente finito di parlarvi di granate, non è vero. Se siete interessati ad acquistare questi due incredibili prodotti, trovate il link in descrizione, potete andarli a trovare direttamente al Monopolis Software Shop, che è il negozio ovviamente che mi sponsorizza e mi permette di fare questi incredibili video. In descrizione trovate anche il link di Instagram, sia mio che ovviamente del negozio, veniteci a trovare perché postiamo una quantità indecente di contenuti e potreste decidere i prossimi format video. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio, grazie per essere stati qui con noi, spero vi siate divertiti. Qui da Red è tutto e stay angry. Bez, 2000 like, granata infilata nella mano. Diretto.
diretto.